Si è tenuta a Palazzo Laskers la cerimonia in onore degli atleti piemontesi della Federazione Italiana Sport Ghiaccio che si sono particolarmente distinti nel corso dell'ultima stagione. Nell'aula consiliare sono stati ricevuti per l'hockey Carola Saletta, capitana della nazionale femminile, e Luca Frigo, entrambi azzurri senior. Per il pattinaggio di figura Giada Russo, bronzo ai campionati italiani senior. Per il curling Denise Pampini, che rappresenterà l'Italia ai mondiali femminili senior di Pechino. Per il pattinaggio di velocità erano invece presenti Melissa Tunno, seconda ai campionati italiani junior, e Andrea Cassinelli, medaglia di bronzo in staffetta agli europei assoluti, che disputerà le qualificazioni olimpiche. Presidente Bellion, gli sport del ghiaccio sembra che decollino, però il grande problema è soprattutto l'impiantistica. Sì, sono decollati dopo l'evento delle Olimpiadi di Torino 2006. Noi abbiamo avuto come federazione, le nostre società in particolare, un afflusso notevole di ragazze e ragazzi nelle nostre discipline, nella figura, nell'hockey, nella velocità e anche nel curling, che è stata una disciplina, diciamo, che ha un po' caratterizzato queste Olimpiadi nel Pinerolese. Oggi siamo a una svolta, perché dopo la selezione fatta nel post olimpico sull'impiantistica, gli impianti che ci invidiano un po' in tutta Europa oggi sono, ripeto, alla vigilia dell'essere riaggiornati, soprattutto dal punto di vista energetico, con un'impiantistica fotovoltaica grazie a Fondazione Post Olimpica e alle risorse che sono state accantonate dalla legge del famoso tesoretto del Post Olimpico. Quindi andremo ad abbattere i costi di gestione di questi impianti, favorendo alla fine, oltre che le istituzioni che li devono mantenere, anche le famiglie che devono pagarlo questo mantenimento, e quindi questa è la speranza. Quanto è difficile fare hockey su ghiaccio in Piemonte, una regione storicamente non vocata a questa disciplina, che invece ha grandi tradizioni, ad esempio in Alto Adige? Sì, fortunatamente, essendo cresciuto a Torre Pellice, lì l'hockey è molto più sentito che in altri posti, anche qua a Torino ovviamente è molto sentito, però là, essendo una valle piccola, sono tutti molto più appassionati. E ovviamente rispetto all'Alto Adige, come ha detto lei, è molto più sentito in tante più città, e quindi noi dal nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro meglio. Discipline come lo short track, che noi impariamo a conoscere purtroppo solamente quando ci sono le prove olimpiche, ma invece c'è una grande attività che esalta anche le prestazioni dei piemontesi, come nel suo caso. Sì, soprattutto a Torino c'è una grande realtà nello short track, a livello nazionale per ora ci sono io, ma ci sono anche dei grandi prospetti futuri, diciamo. Ecco, che effetto fa quindi allora affrontare ad esempio mostri sacri della tradizione come gli olandesi? È sempre difficile sia europei che mondiali, però diciamo che la squadra sta andando avanti, soprattutto in vista delle Olimpiadi quest'anno, e stiamo migliorando tanto di anno in anno.